Se, infatti, secondo la definizione stoica, la saggezza consiste solo nel farsi guidare dalla ragione, mentre al contrario, la follia consiste nel farsi trascinare dalle passioni, perché la vita umana non fosse del tutto improntata a malinconica severità, Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione, presso a poco nella proporzione di mezz'oncia ad un asse. Relegò inoltre le ragioni in un angolino della testa, lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni. Chi negherà che un re è ricco e potente? Eppure, se manca del tutto dei beni dell'animo, se non è mai contento di nulla, è davvero il più povero di tutti. Se poi l'animo suo è una sentina di vizi, è addirittura uno schiavo abietto. Se un uomo tentasse di strappare la maschera agli attori che sulla scena rappresentano un dramma, mostrando nuda agli spettatori la loro faccia autentica, forse che costui non rovinerebbe lo spettacolo meritando di essere preso da tutti a sassate e cacciato dal teatro come un forsennato? Di colpo tutto muterebbe aspetto. Al posto di una donna, un uomo. Al posto di una giovane, un vecchio. Chi poc'anzi era un re, d'improvviso diventerebbe uno schiavo. Chi era un dio, a un tratto apparirebbe un uomo da nulla. Ma dissipare l'illusione significa togliere il senso all'intero dramma. A tenere avvinti gli sguardi degli spettatori è proprio la finzione, il trucco. L'intera vita umana non è altro che uno spettacolo in cui chi con una maschera, chi con un'altra, ognuno recita la propria parte finché, a un cenno del capocomico, abbandona la scena. Costui, tuttavia, spesso lo fa recitare in parti diverse, in modo che chi prima si presentava come un re ammantato di porpora compare poi nei cenci di un povero schiavo. Certo, sono tutte cose immaginarie, ma la commedia umana non consente altro svolgimento. C'è poi chi, ricco solo di speranze, sogna la felicità. E già questo sogno per lui è la felicità. Insomma, se come una volta a Menippo dalla luna potessimo contemplare dall'alto gli uomini nel loro agitarsi senza fine, crederemmo di vedere uno sciame di mosche e di zanzare in contrasto fra loro, intente a combattersi, a tendersi tranelli, a rapinarsi a vicenda, a scherzare, a giocare nell'atto di nascere, di cadere, di morire. Si stenta a credere che razza di terremoti e di tragedie può provocare un animaletto così piccino e destinato a vita così breve.